Ciao a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Oggi intervisterò per voi Carlo Vassoli, un uomo di grande ingegno. Poliedrico, poliglotta, molto molto colto, dopo la maturità classica si laurea in giurisprudenza. Un po' controvoglia, perché il suo sogno è sempre stato quello di diventare un cardiochirurgo. Ha svolto il servizio militare nei bersaglieri in qualità di ufficiale. Il giorno della laurea inizia a lavorare in un ufficio marketing di una piccola società petrolifera, per poi passare alla comunicazione e ad altri incarichi vari. Ma il suo obiettivo era quello di diventare dirigente. Lo mancherà di pochi mesi con la nomina a direttore di una vasta area per una società di Chicago. Ora continua a lavorare dall'Italia, è molto legato alla sua famiglia e soprattutto a sua moglie. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, intervistiamolo. Carlo, quante lingue parli? Ciao Veronica, intanto grazie per questa opportunità e complimenti per tutte le varie cose che stai facendo. La tua presentazione è sicuramente troppo generosa. Per quanto riguarda le lingue, conosco inglese, francese e tedesco, mi arrangio con lo spagnolo e da un po' di tempo sto studiando anche il russo. Ho trovato finalmente l'insegnante che mi permette di raggiungere dei traguardi e di migliorare, che è la dottoressa Anna Skliarova, che tu hai anche recentemente intervistato. Pensi che il servizio militare prima serviva a qualcosa? Come vedi i giovani di oggi? Cosa ha significato per me il servizio militare? Cosa che chi è nato dopo il 1980 ignora totalmente. Io ho avuto la fortuna di servire come ufficiale in un grande reggimento comandato da un grandissimo colonnello. Ma la mia vera fortuna è stata di portare a casa ed ha guidato poi sempre le mie azioni il principio che ci si può accomodare quando ci si è assicurati che i propri sottoposti si sono tutti accomodati. È una questione di educazione, di nessuno resta indietro e comunque di fare squadra. Questi giovani d'oggi in parte lo sanno e in parte no. Mi hai chiesto cosa penso dei giovani d'oggi. Secondo me sono un po' smarriti, ma eccezionali, o meglio, si dividono in due categorie. Ci sono veramente i super, super, super e gli altri che non hanno ancora espresso le proprie potenzialità. Allora, mentre i primi sono sicuramente quelli su cui il futuro punta, secondo me invece sui secondi che bisogna lavorare. Portarli ad esprimere tutto quello che hanno dentro e tirare fuori il loro enorme potenziale. Attualmente di cosa ti occupi? Da oltre 20 anni, dopo aver fatto una carriera dirigenziale, la mia professione è di consulente, quindi lavoro con diverse aziende italiane e straniere nei settori più disparati. Ho collaborato nel medicale, nelle materie plastiche, nell'energia. Attualmente sto seguendo tre bei progetti in settore automotive e medicale e il mio modo di lavorare è molto banale, l'ho imparato negli Stati Uniti. Si parte da 3 semplici domande: dove siamo, dove dobbiamo andare e come faremo ad arrivarci. Poi ci aggiungo una piccola cosa, che è il pensiero laterale, cambiare le regole del gioco. Usare il pensiero laterale per sbloccare gli ostacoli allo sviluppo di un progetto, quindi seguire strade nuove. E forse per questo che un mio amico giapponese con cui ho collaborato diversi anni una volta mi ha detto: tu raccogli un sasso e già immagini una cattedrale. Mentre un altro amico egiziano mi ha detto una volta: sei un viaggiatore del passato, entri in un ambiente, te ne immergi e ne esci asciutto. Comunque sono stato molto fortunato nella mia vita e sono anche grato per quello che mi ha dato, sia nel bene che nel male.
non ho realizzato il mio sogno di diventare cardiochirurgo, ho fatto tutt'altro nella vita, mi è andata bene lo stesso, va bene così. E praticamente non è mai niente per caso e non devi mai mollare. I tedeschi hanno un bel modo di dire, finché i piedi ci portano. E finché i piedi ci portano devi andare avanti perché è quello che anche gli altri si attendono da te. Allora, visto che ci apriamo, una delle frasi che mi fanno più paura, la dice ancora oggi mia figlia Carlotta: papà sei il mio eroe. Che impegno che è non deludere questa aspettativa. L'altra, e qua dovrò pagare una visita oculistica, è come bello il Carlo, ma lasciamo perdere. Poi c'è il suo fratello, grande, più grande, Federico, che io non so come descrivere senza sembrare di parte, ma lui è veramente uno superiore in tutte le cose che fa. Ha sposato una donna all'altezza delle sue pretese e aspettative, ha sposato una donna all'altezza delle sue aspettative e credo che avranno insieme una vita felice. Infine, cosa faccio oggi? Cosa faccio oggi? Parto da un punto di vista di un libro che ho letto molti decenni fa ed è One Minute Manager, che secondo me dovrebbero leggerlo tutti già a scuola. Ti insegna a capire come gestire il proprio tempo, come utilizzarlo e ti fa scoprire che anche quando lavori o quando studi o quando sei impegnato comunque in un'attività, hai comunque un sacco di tempo libero che puoi utilizzare. E allora puoi da una parte buttarti in un progetto senza limiti di tempo, ma puoi anche dedicarti nello stesso tempo a leggere un libro, ad ascoltare la musica o a svolgere altre attività extra lavorative che comunque non interferiscono. Cosa fai nel tempo libero? Alla fine non esiste il tempo libero nel senso che noi gli attribuiamo. Per me il tempo libero è tutto, è sempre tempo libero. È tempo libero a lavorare perché mi appassiona qualche cosa su cui lavorare, è tempo libero a studiare, leggere, ascoltare musica o stare anche come uno scemo a rimirare un fiore che si sta aprendo. Esiste solo il tempo in cui fai, sei qualche cosa. Quali sono i ricordi più belli della tua infanzia? Personalmente io sono stato molto fortunato. Sono nato immediatamente dopo la guerra, quindi in un periodo di estrema povertà e bisogno, e poi ci siamo trovati dopo pochi anni in un benessere addirittura spropositato. Siamo stati poi confusi dal 68, non io perché le mie idee le ho sempre avute molto chiare, ma abbiamo dovuto anche decidere se essere quelli del Marchese del Grillo oppure di quelli che pagarono caro non uniformarsi all'idea del periodo. Pensi che la crisi economica la sentano solo le persone che non sanno adattarsi? I problemi economici riguardano tutti e sono terribili certe volte. Non è solo questione di adattarsi ai cambiamenti, ma ad affrontare le nuove situazioni con spiritualmente fiducia. Ancora una volta rimettersi in gioco, io l'ho dovuto fare parecchie volte nella mia vita, però ho sempre avuto il mio fianco, mia moglie, a sostenermi e ad aiutarmi. In fin dei conti è la piramide di Maslow quella che ci condiziona. Sei religioso? Cosa pensi che ci sia dopo la morte? Religione e morte sono due argomenti che andrebbero separati, secondo me. Anche se la religione nasce con la morte, anzi, meglio ancora, con il culto dei morti. E mi chiedi se sono religioso. In senso tradizionale poco, sai che mi appassionano gli studi biblici, storici e di paleoantropologia e questi mi hanno condotto a diventare agnostico, ma questo non significa che non creda in qualcuno o qualcosa di immanente, né che dopo la morte non ci sia nulla. È mia convinzione che la morte sia solo un cambiamento di stato. La pensava così anche Sant'Agostino nella sua preghiera: la morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte. È come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Ancora più di recente Primo Levi, nella Tavola periodica, ci dice che la morte non esiste. Quindi so che la morte
è la fine di uno stato corporeo per tutti, ma non è la fine del nostro essere e sentire. Credi nella legge di attrazione? In merito è molto bella e trovo estremamente interessante la teoria di Bob Lanza sul biocentrismo. E mi fermo di nuovo perché sennò terminiamo fra 2000 anni. E alla fine, se tutte vibrazioni, noi siamo dei diapason che risuonano in sintonia con altri esseri che hanno la stessa lunghezza d'onda, le leggi di attrazione hanno un loro fondamento, così come il fatto che ognuno sia artefice del proprio successo se ha un obiettivo e uno scopo. Ci sentiamo presto, grazie, ciao. Ringraziamo Carlo Vassoli e ci diamo appuntamento al prossimo video.